Gabriele, ricordati quello che ti ho detto. È una situazione delicata. Non puoi permetterti più di fare errori. Sì, capo, tranquillo. La mia spada e le mie ali sono ancora lì, vero? Sono qui. Ma se non risolvi il problema, non le rivedi più. Promesso. Sta arrivando, preparati. E sii educato. Non mi lascia mai in pace per più di 20 minuti. E poi mi contatta nei modi più assurdi. A volte ho perfino l'impressione che mi spia anche mentre sono in bagno. Ciao, sono Gabriele. Non mi serve nulla. Non ci sono più gli scout di una volta. Ciao Mario, piacere. Sono l'Arcangelo Gabriele in persona. Non mi saluti. Non ho più l'età per queste cose. Cazzo, mi sono fatto male. Guardate qui che taglio. È enorme. Sei in arresto. Lasciami spiegare. Mi ha mandato Dio. Io sono qui per aiutarti. Dammi un buon motivo valido per non buttarti in carcere. Ti dice nulla? Potrebbe sempre essere uno stupido trucco di magia. Certo, certo. Giuro che posso dimostrartelo anche in altri modi. Ce l'ho, ce l'ho. Ora te lo dimostro. Basta che non mi uccidi, per l'amor di Dio. Visto? Ma che c***o? Sì, ok, anche questo sembra più un trucco di magia. Ma ti posso assicurare che è un miracolo. Non ce l'hai un'orata? O una spigola? E col pesce rende meglio. No, Aurora è vegana. Sì, effettivamente questo l'ho copiato a Gesù. Però me la cavo, no? E comunque, quello delle manette, sì, era soltanto un trucco di magia. Ho seguito un tutorial online. Dio mi ha parlato della tua situazione. Lo sai che è immorale infrangere il sesto comandamento? È anche per questo che sono qui. Dimmi, che cos'è che ti turba così tanto? Mia moglie. Io non vivo più ormai. Lei non mi sopporta più. Ed io a stento reggo i suoi momenti da predicatrice. Le sue maratone cristiane del cazzo. E tu che cosa fai per farla stare più tranquilla? Cerco di starle vicino il più possibile. Ma anch'io ho bisogno di essere consolato. Queste sono le mie consolazioni. Che tu ci creda o no, io e Aurora ci siamo conosciuti in chiesa. Eravamo una cosa sola, sempre io e lei. Poi ha cominciato a mettermi da parte e in seguito a dimenticarmi. Ma non è vero. Tua moglie ti ama. Lei non riuscirebbe a stare senza di te. E questo te lo posso assicurare. Sai? Me lo ha detto lui. Davvero? Davvero è così? Da quando abbiamo deciso di avere un figlio, abbiamo scoperto i problemi che aveva. Lei non ha fatto altro che frequentare quello là. E certo, voi continuate a fidarvi di me e di quello là. È tutto ok. Vieni qui. Non mi avevi detto che era così tanto più giovane di te? Amore, lui è l'Arcangelo Gabriele. Sì, Mario, io sono la Madonna.
È che vista la situazione attuale, se lui fosse il vero angelo Gabriele sarebbe un miracolo, una benedizione. Io, da quando ho promesso al Signore che non mi sarei più concessa a Mario, sono diventata più pura, più casta, ma... ci manca poco che mi fanno suora. Porta rispetto, l'ha mandato Dio. Come no? Quindi tu saresti l'angelo Gabriele, no? E che avresti di speciale? Sa fare le magie. Gabriele, fagli vedere quella cosa con le olive. Vabbè, se sai fare le magie con le olive, allora ti riprendo, perché ti voglio riprendere, posso? Mario, non sono proprio magie, eh. E comunque io avrei un'idea migliore. Aurora, ora per dimostrarti che sono davvero l'arcangelo Gabriele, farò un'altra magia. Avanti, Mario. Spara. Mario, ma che stai facendo? Dai, su Mario. Mario! Mario? Mario? Non ce n'è stato uno che mi abbia creduto senza che usassi quel trucchetto. Basta! Ora mi credi? Sì, ti credo. Che ti avevo detto? Stai zitto, però. Ma tu sei venuto qua per fare quel miracolo? Finalmente l'hai capito. Se andiamo di là ti parlo un attimo. Agli ordini. Da qui in poi ci penso io. Per favore, falla ragionare. Tranquillo, sono qui per questo. Intanto tu aspettaci qua, eh? Scusate. Che diavolo succede? Per me senza zucchero, grazie. Troppo tardi. È un miracolo, è stato un miracolo. Dai, diciamolo, c'è veramente poco da dire, è stato un miracolo. Qualcuno può spiegarmi cosa sta succedendo? Non ci posso credere! Alla minima tentazione che ti capita davanti, ci caschi! Non puoi usare i tuoi poteri così! Basta! Prendi le tue cose e sparisci! Subito! Ah, mi cacci così? Pensi di dare il buon esempio al mondo in questo modo, giusto? Sappi che se ho peccato è anche per colpa tua, padre. Sei o non sei stato tu a creare le nostre menti così fragili? Gabriele, porta rispetto. Sei figlio della luce. Sei caduto di fronte ad un inganno terreno. No, Dio. Sai cosa penso? Penso che tu non possa capirmi. Sì, tu non puoi capire né me né tutti gli altri esseri viventi che tra l'altro tu stesso hai creato. Facile per te resistere al piacere carnale. Tu non hai mai goduto come noi. Tieniti pure i miei poteri. Preferisco fare la vita da umano. Esci di qui! Immediatamente! Non sei tu che mi cacci, padre. Sono io che me ne vado. Tanto prima o poi mi perdona. È fatto così. No. Lo chiameremo Gabriele.